Buenas noches, amici delle noches, sono Pasquale, questo è il Risparmio e anche oggi parliamo di ETF. Come ho menzionato praticamente nel video relativo ai miei investimenti di giugno, avevo intenzione di andare a guardare questo ETF, AOA, iShares Core Aggressive Allocation ETF, che non è un ETF che ti mena e ti riempie di mazzate, ma è un ETF molto simile all'AOR di cui ho parlato in un video precedente, che non è aggressivo, invece è più tranquillo, è più calmo, esce con gli amici, non fa casino, non fa baldoria. Ma andiamo a vedere subito in cosa si differenzia. Sono un po' tipo fratello e sorella questi due ETF. Fanno trading nelle stesse cose, ma con percentuali di allocazione diversa. Tra l'altro, devo ringraziare Gianluca Ranieri Bandini che aveva trattato questo ETF praticamente qualche giorno prima di me e non volevo, diciamo, levargli views trattandolo anch'io, però insomma è stato gentilissimo, grazie Gianluca, che mi hai fatto parlare nella stessa settimana dello stesso ETF. Andiamo prima a guardare qui su eToro cosa tratta in maniera generica questo ETF e lo leggiamo qui naturalmente. L'iShares Core Aggressive Allocation ETF è un indice composto da un portafoglio sia di fondi azionari, per cui di ETF che fanno trading su azioni e a reddito fisso sottostanti, per cui obbligazionario, che rappresentano però una strategia di allocazione di rischio con un obiettivo molto più aggressivo, ovviamente rispetto all'AOR. I titoli azionati AOA si focalizzano su Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Francia e altri paesi, per cui a differenza dell'AOR, che ha una piccolissima parte anche di emergenti, a meno che anche questo non lo abbia, però adesso andiamo a vedere direttamente sul sito di iShares di BlackRock effettivamente quali sono le parti che va a tradare. Questo ETF è un insieme diversificato di asset ed è fatto appunto da BlackRock. Andiamo a vedere un attimo le statistiche di questo ETF, sempre su eToro. Andiamo a vedere il massimo, logicamente. E come si può vedere, da quando è stato creato, a parte il dip, il famoso dicembre 2018, e il dip per una malattia che forse tutti quanti conosciamo, comunque è un prodotto che andava in crescita molto più blandamente rispetto ad altri prodotti, ma molto più velocemente rispetto appunto all'AOR, che è molto più orientato verso l'obbligazionario. Tra l'altro, dall'inizio dell'anno, per cui dall'inizio della pandemia, ha dato un meno 0,25%, che diciamo, dato il dip in cui è andato a finire tutto il mercato azionario, non è che sia proprio uno schifo. Comunque, ogni quota costa 54,66 dollari, che in euro più o meno sono una cinquantina di euro alla portata di tutti per chi vuole un asset allocation un po' più aggressiva, per cui meno sull'obbligazionario, un po' più sull'azionario, ma vuole diversificare con pochi capitali, così come posso essere io. Andiamo sul sito di BlackRock ed eccoci qui, iShares Core Aggressive Allocation ETFs. Prima di tutto andiamo a leggere cos'è AOA. È un metodo molto semplice di costruire un portafoglio core diversificato basato su una strategia molto più aggressiva, in considerazione del fatto che si usa un fondo a basso costo. E infatti qui in alto vediamo l'expense ratio e quello netto, cioè questo è quello lordo e questo è quello netto, che è praticamente lo 0,25%, per cui è un qualcosa di abbastanza economico, in linea con la parte, diciamo, un po' economica, pur essendo ETF di ETF, è abbastanza economico rispetto ad altri prodotti che ho mostrato in passato, che arrivano anche al 0,6-0,7. Allora, qual è l'obiettivo? L'obiettivo della iShares Core Aggressive Allocation ETF è di ricercare di tenere traccia del risultato di investimento di un indice composto di un portafoglio sia di sottostanti di equity, per cui di azioni, che di fixed income funds, per cui di fondi obbligazionari, però inteso a rappresentare un target un po' più aggressivo come strategia di allocazione. Andiamo a vedere le performance sulla full chart e se ci mette un po' abbiate pazienza perché sto facendo anche il rendering di un altro video. Dal 2008, da quando questo fondo è stato creato, la performance è stata del 186%. Se non ci fosse stata la problematica, saremmo stati quasi al 200% di
di rendimento nell'arco di 12 anni e mezzo, per cui non è niente male, è veramente un ottimo prodotto. Già diversificato e molto aggressivo per chi ha un po' meno problemi col cuore. Cioè, se uno vuole la OR perché è un po' più dubbiezionario e oscilla un po' meno, ma se vuole essere più aggressivo, comunque è un ottimo prodotto. Allora, andiamo ancora più in basso, andiamo a vedere appunto i key facts. L'asset sotto management è quasi 1 miliardo di dollari, 986 milioni di dollari, e ci sono 18 milioni azioni fluttuanti nel mercato, al momento il prezzo è intorno ai 55 dollari circa, e con un volume di circa 42.269.000 movimentazioni giornaliere. Il numero delle holding sono 7, appunto perché è un ETF di ETF e non c'è bisogno di avere tantissime prodotti all'interno, ed è un multi-asset, ovviamente. Andiamo a vedere anche le caratteristiche del portafoglio, con una deviazione standard su 3 anni del 13.12%, e un equity beta dello 0,76%. Andiamo a vedere anche i fees, che sono quelli di cui abbiamo discusso prima, con un expense ratio del 0,31%, che però al netto è uno 0,25%. Cosa molto più importante? Quali sono le holdings all'interno di questo portafoglio? Beh, abbiamo prima di tutto quasi un 41%, beh, un 40% abbondante del Standard & Poor's 500, IVV. Adesso andiamo anche a dare un'occhiata. Poi abbiamo anche un IDEV, che è l'iShares Core MSCI International Developed Market, per cui tutti i mercati già di paesi sviluppati. Poi abbiamo anche, e questo è un 28%, poi abbiamo quasi un 9% di mercati emergenti, poi abbiamo anche un 2,55% di mid cap e un 1% di small cap, per cui 40, 68, 9 sono 77, 2,5, 79,5, 80% azionario, il resto obbligazioni, quindi questo è un portafoglio bilanciato 80-20. 80% azionario, 20% obbligazionario. Quali sono i paesi in cui andiamo a investire? 56% Stati Uniti, ma abbiamo anche Giappone, Cina, Regno Unito, Canada, Francia, Svizzera, Germania, Australia, Olanda, Corea e Taiwan, ma non solo, perché ci sono altri paesi che vanno a coprire il 10% e mezzo, 10,6% della restante parte di questo portafoglio, di questo ETF. Un ETF molto ma molto interessante per chi vuole fare una allocation 80-20 senza andare a perdersi in stock picking, o chi vuole un unico prodotto senza andare a prendere più di un ETF, anche perché qui per fare questo portafoglio appunto ci vorrebbero almeno 6 o 7 ETF. Andiamo giusto per curiosità a vedere in un'altra finestra. Questo ETF va a seguire le aziende dello Standard & Poor's 500, ma quelle che sono large US companies, per cui ovviamente lo Standard & Poor's 500. L'IDEV invece, che è l'altro prodotto che è presente in questo portafoglio, l'IDEV invece va a seguire il developed market, per cui i paesi in via di sviluppo. E giusto per curiosità, andiamo a vedere questo portafoglio da cosa è composto: Nestlé, Roche, Novartis, AMSL Holding, SAP, AstraZeneca, Toyota, LVMH, Novo Nordisk, Sanofi Avensis. Ovviamente non sono solo queste, perché qui abbiamo quanto? 2163 holding. Per cui già con questo si può capire che noi andiamo a investire fra le Standard & Poor's 500 e questo ETF, che invece investe nei mercati già sviluppati, abbiamo quasi 2700 aziende. Andiamo a vedere anche il terzo ETF, che è questo, io sto guardando solo gli azionari, L'OMG va a investire nei mercati emergenti, appunto. Qual è il portafoglio? Abbiamo Alibaba, Tencent, Taiwan Semiconductor, Samsung, Naspers, Meituan, China Construction Bank, Relias Industries, Ping and Insurance, JD.com, per cui si parla di mercati emergenti. Tra l'altro andiamo a vedere quali sono questi mercati. Cina, quasi il 38%, Taiwan il 13%, la Corea del Sud quasi il 12%, qui abbiamo India, Brasile, Sudafrica, la Russia e tante altre. Quante aziende sono in cui andiamo a investire? 2477, e sono già 6.000 aziende più o meno in cui stiamo andando a investire.
Poi abbiamo l'IHK, l'IJH, ed eccoci nell'IJH, questo fondo cosa va a seguire? Va a seguire le mid cap americane. Qual è il portafoglio? Il portafoglio Teradyne, Etsy, Factsheet, Fair, Catalent, Massimo, Pool, Trimble, Molina, che io non conosco neanche una, ma quante sono queste mid cap? Sono altre 401 aziende, quindi siamo quasi a 6.400. L'ultimo sono le small cap, col ticker IJR, e andiamo a vedere anche questo. Questo fondo va a seguire tutte le small cap americane, quindi siamo molto esposti al mercato americano. Andiamo a vedere il portfolio di queste, e anche qui io non ne conoscerò neanche una perché sono piccolissime, non è niente diciamo di mia conoscenza. Io purtroppo la conoscenza si ferma alle big cap, diciamo alle medium e small cap, non sono di mia conoscenza. Per cui possiamo leggere dei nomi: Exponent Incorporated, Wingstone Incorporated, Neogen Corporation, Black Cash Federal Treasury Agencies, Momenta Pharmaceutical e così via. Abbiamo quante holdings in questo ETF? Altre 647. Per cui stiamo praticamente andando a investire in 7.000 aziende con un unico ETF. E in più abbiamo anche un 20% di parte obbligazionale con un expense ratio dello 0,25%, che secondo me è un ottimo compromesso per chi voglia avere un portafoglio aggressivo, però con pochi capitali e quindi con un singolo prodotto che è appunto questo AOA, l'iShares Core Aggressive Allocations ETF. Spero che questa mia analisi di questo ETF sia stato di tuo gradimento, perché è secondo me uno di quei prodotti che sono molto versatili e sono molto utili a chi ancora non ha una grandissima conoscenza di quello che sta andando a fare, ma in questo modo può andare a investire in maniera diversificata su vari mercati, su vari prodotti, su vari asset diversificati senza dover spendere una fortuna. Questo ETF ovviamente si trova su eToro, dove ho il mio portafoglio personale, che è tranquillamente seguibile e monitorabile se mi vuoi seguire. Iscriviti a eToro, magari col link affiliato qui sotto, così a te non costa niente, ma dai un piccolo contributo al mio canale per crescere. Bene, come diceva la Jalappas Bang, anche per oggi è tutto, e chi cambia canale è un furfantino. Ciao!